Allora Andrea, bella vittoria innanzitutto e anche che bel sorpasso sull'altro Andrea. Il sorpasso è venuto bello, è stato molto rischioso perché comunque l'ho dovuto tentare anche in due match precedenti e capivo che era rischioso perché andavo un po' di più ma poco, quindi non era facile passarlo. E quindi il sorpasso era rischioso, è venuto bene, quindi è diventato anche un bel sorpasso. Rischiava di essere un sorpasso schifoso se si volava fuori, siamo sempre così le gare. Quando si è al limite o diventa bello o diventa un disastro. Il filo che divide queste due situazioni è veramente minimo. Comunque è andata bene, ha tenuto il tempo, è il terzo titolo che porto a casa, il terzo titolo nazionale, sono molto contento. Tra l'altro Andrea all'inizio era partito molto bene, no? Quindi qual è stato poi il segreto nei primi giri? Ma in realtà è partito tutto il fine settimana molto bene ed era più veloce di me e i primi 3-4 giri. Sempre, più o meno sempre stato più veloce di me tutta questa manifestazione. Poi dopo 4 giri sono sempre riuscito a guantarlo, a prenderlo abbastanza velocemente. Poi il problema era sorpassarlo, perché quando si arriva dietro il go-kart si scalda e il motore comincia ad avere dei problemi in cambiata perché prende dell'aria calda e diventa più difficile sorpassarlo che non raggiungerlo. Quindi era una situazione di setup o di telaio o anche di guida, non so dire, che lui i primi 3-4 giri riusciva a darmi 7-8 metri tutti i colpi. Fortunatamente dopo riuscivo a prenderlo abbastanza agevolmente. Beh, bravo, complimenti. Grazie.